E allora, rieccoci, Advisory Update, nuovo approfondimento per quanto riguarda quello che accade sul Regno Unito, perché lo avrete letto anche voi nei giorni scorsi, insomma, una notizia che tutto sommato regala più di un sorriso un po' a tutti quanti, quantomeno un segnale di speranza, perché era stato segnalato zero come numero di contagi nel Regno Unito. In realtà non era nel Regno Unito, lo abbiamo anche spiegato nel nostro titolo, ma lo facciamo spiegare meglio a chi a Londra ci vive e ci lavora, come Alessandro Allocca, che è in collegamento oggi, direi Piccadilly Circus. Ciao Alessandro. Confermato. Ciao Giacomo, sì, confermato in collegamento da Piccadilly Circus anche per offrirvi un po' di ambientazione tipicamente londinese in questo nuovo step voluto dal governo britannico che proprio da lunedì ha permesso a tutti i cittadini di incontrarsi nuovamente fuori dalle mura casalinghe, quindi una sorta di preuscita dal lockdown che secondo il programma di Downing Street è prevista definitivamente come chiusura totale delle misure restrittive il 12 giugno. Però lunedì c'è stato, ecco, questo nuovo step. Questo ci permette anche di vedere un po', ma questa è una cosa che in realtà già sappiamo perché ce l'hai già raccontato, più volte nelle dirette precedenti, ma di vedere anche i londinesi se, indossano la mascherina oppure no. Per adesso ne vediamo pochine, delle persone che ti sono passate, alle tue spalle. Il tema però è sempre quello, insomma, i contagi che nel Regno Unito continuano a essere gestiti anche in virtù di una campagna vaccinale molto molto efficace. La battuta di oggi è: mentre a Londra oramai arriveranno a vaccinare gli alberi, qui in Italia saremo ancora sui balconi a dire che andrà tutto bene. Ho letto un report, peraltro Alessandro, che spiegava come è anche possibile che le restrizioni nel Regno Unito tornino a essere zero, cioè eliminazione delle restrizioni già tra il mese di maggio e il mese di luglio. Forse un po' ottimistico, ma forse neanche tanto. Torno da te per spiegare bene, insomma, negli ultimi giorni si è parlato di zero contagi, ma non nel Regno Unito, a Londra. Sì, a Londra però per l'esattezza zero vittime, Zero vittime, Giacomo. chiedo Sì, scusa. zero vittime. Infatti si è parlato tantissimo, ho visto anche sui media italiani, ma anche un po' i media internazionali, in cui sembrava che, ovviamente, è una notizia bellissima. Speriamo che di riceverla nel giro di qualche settimana non ci fosse nessuna vittima da Covid in tutto il Regno Unito. In realtà la bella notizia riguardava solo la capitale inglese, Londra, e solo la giornata di domenica. Però comunque allargando un po' il raggio d'azione, vedendo com'è stato l'andamento nei giorni a seguire, già nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 4.000 e qualcosa, mentre le vittime da Covid poco più di 40. Comunque sono sempre dati confortanti, però ribadisco, le vittime a quota zero riguardavano solo la capitale inglese, solo per la giornata di domenica. Questo, come dicevi bene te, dallo studio, grazie a due attività molto intense messe in campo. Da una parte un lockdown restrittivo che ormai va avanti da più di 3 mesi, ma che, come dicevamo prima, si sta piano piano alleggerendo con vari step per dare la possibilità alle persone di vedersi all'esterno, i locali, pub e ristoranti, di aprire se hanno delle aree esterne, poi di aprire anche accogliendo pubblico all'interno, la ripresa dei viaggi internazionali. Però diciamo, ecco, la deadline che si è fissata da Downing Street è quella del 12 giugno, quando, secondo il Premier Boris Johnson, le previsioni di Johnson, si dovrebbe attuare la chiusura definitiva del lockdown in maniera irreversibile. Il Regno Unito non ne vorrà più sentir parlare di lockdown. In contemporanea, campagna vaccinale, più di 30 milioni di dosi somministrate fino ad ora, più di quasi 4 milioni in seconde dose, ma l'altra bella notizia giunta proprio in questi giorni: da settembre gli over 70 anni, gli over 70 potranno ricevere già la terza dose del vaccino, perché come ormai abbiamo imparato a conoscere, il Covid, il coronavirus non ci lascerà molto presto, quindi c'è bisogno sempre di un continuo richiamo. Regno Unito, già si preparano a vaccinare per la terza volta gli over 70. Dunque questa è la situazione e
ci racconta come appunto probabilmente il Regno Unito riuscirà a raggiungere per prima, insomma, diciamo, dato che indipendenza è stata una parola abbastanza sentita dal Regno Unito negli ultimi anni, riuscirà a raggiungere appunto l'indipendenza, il famoso Independence Day che invece gli Stati Uniti vogliono fissare al 4 luglio anche dal Covid, beh, insomma, probabilmente anche un mese prima il Regno Unito riesce a raggiungere questo obiettivo, ricordando però, Alessandro, dedichiamogli qualche istante, questo aspetto, cioè Londra è una cosa, il Regno Unito è un altro, insomma, spesso quando si parla di Londra bisogna considerarlo quasi un mondo a sé, poco legato alle dinamiche del resto del paese, dove diciamo c'è la stessa popolazione è molto meno alta e anche la densità soprattutto è molto meno forte rispetto a Londra. Assolutamente, Londra nell'immaginario collettivo sembra quasi una città-stato, in realtà non lo è. Londra è la capitale del Regno Unito con quasi 9 milioni di abitanti, mettendo a paragone con i 66 milioni, anzi quasi 68 milioni del Regno Unito. Diciamo che ovviamente supera quota 10-12% della popolazione totale, anche dal punto di vista del PIL, dell'economia, della finanza. Comunque Londra è un motore importante per tutto il paese, però non rappresenta il paese in tutto e per tutto, soprattutto quando parliamo ovviamente di campagne vaccinali, parliamo di diffusione del virus o comunque di emergenze sanitarie. Rappresenta una fetta importante, ma non l'intera torta. Assolutamente, arrivano anche i saluti e i complimenti anche da parte di un amico Pasquale da Ottaviano, il quale dice per accento e per cognome forse il vostro, insomma, il vostro ospite potrebbe essere da queste parti qua. Non so, Alessandro, se ti senti di confermare o di smentire le tue origini, ne approfitto Scusa per. l'ignoranza, Ottaviano immagino sia Campania. Sì, scusami, non Mi ti ho detto la provincia, Ottaviano, provincia di Napoli. perdonerà Pasquale se non sono afferrato su tutti i piccoli comuni. Allora, il cognome sì, è di origine napoletana, però io sono di origine centro Italia, di Latina, e visto che siamo nell'ambito delle curiosità, mia mamma è di origine veneta, mio papà è di origine campana. Io sono nato a Latina, quindi mamma nordica, papà del sud, io del centro Italia, vivo a Londra, quindi mi posso regalare questo titolo di rappresentante dell'Italia al 100% e più emigrato all'estero. Eh sì, direi che è perfetto come mix in qualche modo. Il titolo di Living Standard, per chiudere l'argomento sui zero morti a Londra, spiega perfettamente che cosa è successo nei giorni scorsi. Insomma, zero morti solo per la seconda volta quest'anno da quando sono in essere appunto le misure restrittive e che andranno ad allentarsi sempre, sempre di più. C'è l'altro argomento che volevamo affrontare insieme, Alessandro, che riguarda la politica del Regno Unito in base alla Brexit, che ovviamente sta prendendo una determinata direzione. Ad esempio, il mitico progetto Erasmus che ha fatto viaggiare gli studenti di tutta Europa, insomma, per tantissimi anni, ecco, si sta per interrompere per quanto riguarda il Regno Unito. Questo da disposizioni post-Brexit, anche se c'è da dire che c'è una parte del Regno Unito, il Galles, che in qualche modo, diciamo così, non ci sta, Alessandro. Sì, non ci sta, infatti il Regno Unito ha lasciato con la decisione di lasciare l'Unione Europea, ha lasciato anche il progetto Erasmus, che gran parte di noi forse ci ha visto protagonista con queste esperienze di studio all'estero tra mete molto ambite come la stessa Londra, ma magari anche Barcellona, Madrid, Berlino, comunque anche un modo per gli studenti europei di rendere il vecchio continente molto più piccolo proprio grazie a questo progetto Erasmus. Il Regno Unito ha lasciato il progetto, ha sposato, non è neanche il termine giusto, però ha promosso un suo progetto interno che è l'Alan Turing,
dedicato peraltro a un matematico inglese. Questo progetto prevede un finanziamento per tutti gli studenti inglesi che decidono di fare un'esperienza all'estero, ma non copre le spese per gli studenti europei che decidono di trascorrere un periodo di studio all'interno del Regno Unito, cosa che ovviamente al Galles, alla Scozia, ma anche all'Irlanda del Nord non è andata giù, perché non ci sarebbe più questo scambio bilaterale tra Regno Unito e Unione Europea, ma soprattutto si perderebbe, secondo il Galles, molto dal punto di vista degli interscambi culturali. Quindi il Galles ha deciso di promuovere un proprio progetto interno per permettere agli studenti europei di andare nel Galles con la copertura delle spese a carico del governo gallese. Il governo ha messo presso a poco a budget più di 65 milioni di sterline, poco più di 75 milioni di euro. Questo perché, anche se il Regno Unito ha una sua politica unica tra Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord per quanto riguarda principali tematiche come può essere la sicurezza, come può essere la tassazione, come può essere il mercato unico, la moneta unica, in realtà dal punto di vista dell'istruzione ogni singolo paese può gestire internamente la questione. Quindi il Galles ha detto: ok, il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Erasmus promuovendo un suo progetto, il Turing, ma noi come Galles vogliamo continuare ad avere uno scambio con gli studenti europei. Questo si legge anche in un'altra maniera, a mio avviso, una sorta di prima rottura tra la centralizzazione del potere che ce l'ha a Londra, come possiamo immaginare, e le capitali territoriali come il Cardiff, come Edimburgo, come Belfast, dove diciamo quasi se ne approfittano, anzi meglio sfruttano questa situazione per iniziare a far capire a Londra che guardate, ci siamo anche noi, non prendete delle decisioni che a noi magari non stanno bene. E abbiamo visto anche il Guardian, tra i siti insomma che raccontano questa notizia: Wales set up its own Erasmus program, ma insomma ce ne sono anche altri di testate che si occupano di questo argomento, appunto come la BBC ad esempio, e altri appunto quotidiani e tabloid nazionali insomma che riguardano il Regno Unito, come anche The National Scot, che invece è quotidiano scozzese, dato che insomma quando si parla poi di indipendenza anche i paesi del Regno Unito, ma che non sono l'Inghilterra, tendono un po' a prendere le distanze insomma in maniera sempre più forte, specie dopo appunto la Brexit. Prima di salutarci, un altro argomento interessante che appunto Alessandro ci ha anticipato e che andiamo ad approfondire è che ci sono determinate aziende che stanno soffrendo parecchio per la Brexit, oltre che per il Covid. C'è un'azienda italiana invece che in qualche modo ha registrato, diciamo, un boom di esportazioni nel Regno Unito, e evidentemente all'Italia, l'Italia ha dei prodotti diciamo da cui il Regno Unito non riesce a prendere le distanze, non riesce proprio a rinunciare. Adesso l'ho detta in maniera così col sorriso, ma secondo me un po' di leggerezza ci può stare insomma anche su questo fronte e su notizie del genere. Alessandro, spiegaci bene tu. Sì, hai più che ragione, Giacomo, anche perché quando c'è di mezzo il palato non si scherza con questioni come Brexit, politica e via dicendo. Anche gli inglesi hanno il piacere di mangiare bene, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, quando si sono sempre di più avvicinati alla cucina italiana. Ma entriamo ovviamente nel vivo di questo topic e parliamo di Cirio, la celebre azienda che produce salse di pomodoro, derivati del pomodoro, che nel secondo semestre del 2020 ha registrato un boom di esportazioni nel Regno Unito più 48%, una crescita importante soprattutto perché nei precedenti collegamenti, Giacomo, ricorderai che abbiamo parlato delle forti difficoltà registrate a inizio dell'anno, quindi dal primo gennaio in poi, da quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea, per
perché per via delle nuove scartoffie, per via della nuova logistica, c'è stato un freno notevole dell'importazione, dell'esportazione dal Regno Unito verso l'Europa e dall'Europa verso il Regno Unito, mentre un prodotto alimentare molto conosciuto a livello internazionale è riuscito lo stesso a far breccia in questo momento di crisi generale. E, a parte la questione del palato, Cirio, secondo i dati emersi proprio durante quest'ultima indagine finanziaria, è risultato il marchio, il brand più conosciuto dal punto di vista del food nel Regno Unito, e ti posso assicurare che all'interno di supermercati inglesi, ma in generale, come dicevo, del Regno Unito, ci sono tantissimi brand celebri. Intanto non è questione di fare pubblicità, però ecco, parlo di Barilla, parlo di De Cecco, di Galbani. Quindi comunque questa è una dimostrazione come il popolo inglese, il popolo britannico è sempre più vicino alla cucina italiana, e la dimostrazione del boom del 48% da parte di Cirio sta proprio a significare che, per quanto il Regno Unito si sia staccato dall'Unione Europea, non vuol assolutamente rinunciare a un bel piatto di spaghetti al pomodoro come si deve. È come Dio comanda, insomma, per sì, usare un'espressione molto popolare. Mi incuriosiva un'ultima cosa, Alessandro. Peraltro una nostra amica ci ha scritto dicendo che è tua compaesana, Lorella, che salutiamo. A livello di vaccinazioni, qual è la tua situazione? Cioè, sai già quando ti vaccinerai? Insomma, gli italiani all'estero che lavorano, come all'estero, a Londra in questo caso, perché poi non è un estero qualsiasi, è il Regno Unito. Sì. Quindi insomma, la situazione da quel punto di vista, qual è la tua situazione? Allora, la mia personale, avrei dovuto ricevere il vaccino un paio di settimane fa, perché uso il condizionale, perché nel momento in cui sono andato al centro vaccinale vicino a casa, l'unico giorno in cui c'è stato un problema tecnico di fornitura è stato il giorno che è toccato a me. Quindi all'interno del centro vaccinale i responsabili hanno detto se con la fornitura che hanno ricevuto potevano vaccinare le persone, diciamo, dal punto di vista della salute un po' più deboli, il personale sanitario. Ovviamente per me, ma anche le persone della mia fascia d'età, che è quella over 40, non c'è stato nessun tipo di problema a dire sì, assolutamente, rimango in attesa. Poi in realtà non toccava a me, perché nel periodo in cui sarebbe dovuto toccare a me, nel Regno Unito si vaccinavano gli over 50. La fascia over 40 è prevista a partire dal 1 aprile per tutto il mese di aprile. Questo perché è avvenuto, e così do anche una spiegazione dal punto di vista della logistica, perché il comune di Londra, o meglio la città di Londra, è formata da 33 municipi, chiamiamoli così. Ogni municipio segue un cronoprogramma nazionale, ma allo stesso tempo un suo cronoprogramma. Se ha terminato la vaccinazione di tutti gli over 50 come da programma governativo e ha a disposizione dei vaccini, passa subito all'altra categoria. E quindi ci sono delle aree in tutta Londra in cui già si stanno vaccinando gli over 30, nonostante a livello nazionale la vaccinazione riguarda gli over 50. Tornando nel mio specifico, la mia prima vaccinazione dovrebbe essere prevista nel giro di 15 settimane, con il richiamo di 3 settimane, ampliando il raggio d'azione tutti gli adulti, secondo il programma di Downing Street, verranno vaccinati totalmente entro metà luglio. AstraZeneca, ovviamente. AstraZeneca la maggior parte, però so che molte persone anziane hanno ricevuto anche il Pfizer, e come ti dicevo prima, okay, già hanno ricevuto, il Regno Unito ha ricevuto una fornitura totale di quasi 450 milioni di vaccini tra Pfizer, AstraZeneca, il Johnson & Johnson che si appresta ad arrivare ma che è già stato prenotato, più altri 4 vaccini che, per quanto non sono stati ancora autorizzati, però ha già messo l'occhio lì il Regno Unito, come ben sappiamo anche nelle precedenti vicende con AstraZeneca, che nonostante dovesse essere autorizzato sia dall'autorità britannica che da quella europea, aveva già firmato il contratto di fornitura. Questo perché, come ti dicevo prima, ha già previsto la terza dose di vaccino da assegnare agli over 70 a partire da settembre.
E poco fa l'EMA ha ribadito i benefici di AstraZeneca che superano i rischi. Monitoriamo sicurezza e efficacia di tutti i vaccini, ha fatto sapere la direttrice dell'EMA, Emer Cook. Non controindichiamo il vaccino AstraZeneca per le donne incinte, ma consigliamo loro di vedere il medico prima di prendere qualsiasi vaccino. E poi ha ribadito che non ci sono prove che giustificano restrizioni nell'uso del vaccino nelle diverse classi di età. Così l'EMA, Alessandro Allocca da Londra, grazie come sempre per l'ampia e approfondita panoramica che ci dai da Londra, dal Regno Unito. Salutaci Piccadilly Circus, buon lavoro e buona Pasqua anche a te. Grazie, vi saluto infatti da Piccadilly Circus, ma soprattutto vi saluto da questi 23 gradi che stanno andando avanti da lunedì, però purtroppo da domani la situazione cambia e ne approfitto per contraccambiare gli auguri di Pasqua a te e a tutti i telespettatori delle fonti TV.